Intanto è una delle iniziative che abbiamo messo in campo per dare il segnale forte che la Campania ha cambiato rotta e vuole fare dell'ambiente la sua opzione strategica, quindi è una regione che vuole diventare verde, che vuole difendere l'ambiente, vuole difendere la salute, perché l'ambiente significa difendere la salute, quindi per conoscere il tuo territorio lo devi controllare come una risonanza magnetica, come si fa per il corpo umano. In questo è una sono tecnologie che servono proprio a conoscere per tutta la parte dove arriva l'acqua. Noi abbiamo la legislazione oggi regionale più avanzata, avendo approvato i quattro piani fondamentali per la tutela ambientale sui rifiuti, la riduzione dei rifiuti e le bonifiche, che sono le cose che per noi erano più urgenti. Quindi noi non solo lavoreremo sul piano della cosiddetta prevenzione e controllo, ma anche della repressione. Abbiamo chiesto al governo, come sapete c'è anche un impegno del governo con un decreto specifico per fare un'azione molto più dura, certo, inasprire le pene per chi inquina. Per mantenere il mare pulito dobbiamo individuare gli agenti inquinanti e questi agenti inquinanti arrivano al mare attraverso il reticolo idrografico, attraverso i fiumi. Lo strumento serve proprio a questo, serve principalmente ad individuare le criticità, le cause dell'inquinamento su tutti i reticoli idrografici dei principali fiumi del territorio campano. Monitorerà il litorale, quindi tutte le coste e tutti i golfi della nostra regione, alla ricerca di quelli che sono gli agenti inquinanti, ma ovviamente anche di coloro che li hanno originati. Lo sforzo che faremo, superata la fase della individuazione delle anomalie e delle criticità, è quello di poter offrire alle amministrazioni locali un territorio che venga censito ai fini della produttività integrata, ai fini del turismo, della pesca, dell'economia, della commercializzazione di questo litorale che secondo me merita rispetto, tutela e, come ho detto prima, amore.